Ciao cari amici del progetto Ruscadius, oggi parliamo di Gyros, un motore di gioco pensato per i dispositivi mobili. È multipiattaforma e i suoi script sono scritti in Lua, un linguaggio di script che facilita la programmazione delle app. Ora vediamo un po' quali sono le caratteristiche peculiari di Gyros Studio. Allora, come vedete, Gyros è free e le sue sorgenti sono open. Come potete vedere, come abbiamo detto, è free, si testa subito, è molto veloce, i suoi plugin sono scritti in C++, Java e Object-C, cancella un po' l'approccio object-oriented perché ha un modo di scrivere i game molto più semplificato, è multipiattaforma. È per Android, iOS, Windows Phone, macOS, Windows e Windows RT. Ok. Per scaricarlo andate su Windows e vi fa scaricare la versione più recente sia per Windows, Mac, Linux, anche per Raspberry. Qui ci saranno tutte le varie versioni, come vedete. C'è anche un fork, ma è un po' vecchiotto, vedete, del 2014. Il GitHub Studio è del 2017. Vedete. Ok, una volta scaricato, vi apparirà più o meno così. Vabbè, qua ho compilato alcuni progetti. Qua ci stanno gli esempi. Grafica 1, grafica 2, grafica 3. Grafica 4, grafica 3D, shaders, audio, hardware accelerato, la rete, fisica 1, fisica 2, scheduling. Ok, queste sono le tipologie di progetto che si possono creare. Allora, proviamo a crearne uno semplice semplice, cioè crearne. Dobbiamo semplicemente prenderlo e visualizzarlo, in pratica, compilarlo. No, interpretarlo perché è uno script interpretato. Proviamo questo. Come vedete, è uno schermo con una visuale isometrica per VR, diciamo. E praticamente fa vedere dei volatili che stanno appunto volando. Ed c'è la scritta Birds. Ecco, questa era una semplice demo per farvi vedere più o meno il funzionamento di Gyros. Questo è il player perché ogni volta che viene interpretato lo script di Lua va ad aprire il players, appunto. Qui c'è il main del programma e qui c'è lo script nella quale ci sono implementate le funzioni relative a quelle finestre che abbiamo visualizzato prima. Ok, con questo vi saluto, vi do un abbraccio, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete like, commentate, se volete donare qualche soldino c'è anche il nostro crowdfunding su Patreon, trovate il link sulla nostra pagina di YouTube. Un salutone, un bacione, ciao da Pancrazio, buon weekend!